Importante scoperta all'ospedale Misericordia di Grosseto per dare una maggiore certezza nella diagnosi del cancro alla tiroide. Infatti, nell'ospedale Maremmano è stata osservata una nuova e rara mutazione genetica della patologia grazie a uno studio condotto dalla unità operativa semplice di Dipartimento di Endocrinologia, diretta dal dottor Marco Capezzone, e dalla unità operativa semplice di patologia clinica molecolare, diretta dalla dottoressa Maya Rossi. Lo studio ci ha permesso di identificare una variante mai descritta in letteratura a carico di uno degli oncogeni più spesso associati ai tumori tiroidei, che è l'oncogene BRAF. Questo è stato possibile ottenerlo attraverso l'utilizzo di una tecnica chiamata Next Generation Sequencing, che viene routinariamente utilizzata nella nostra azienda per quei noduli che sono risultati sospetti all'aspirato, alla citologia. La presenza di una mutazione ci indurrà quindi ad intervenire chirurgicamente sui noduli mutati, mentre l'assenza di mutazioni sui noduli sospetti ci permette più delle volte di mantenerli in uno stretto follow-up. Questo è un esempio di come l'avanzamento delle tecniche diagnostiche oggigiorno ci possa permettere una diagnosi di precisione e una terapia sempre più personalizzata. Lo studio ha visto la collaborazione del direttore di Dipartimento di Medicina Interna e Specialistiche Massimo Alessandri, delle dottoresse Eugenia Morabito e Gilda Dalmazio di Endocrinologia, del direttore del Dipartimento della Medicina di Laboratorio Agostino Ognibene, dei dottori Sara Bardi e Michele Cirianni della Patologia Clinica Molecolare e di professionisti dell'Università di Pisa, di Siena e di Napoli, ed è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale.